Allora, dicevamo che per uscire brevemente da questo impasse dove chi viene offeso porta rancore, rancore, probabilmente rabbia e odio verso l'offensore, è stato detto più volte che il perdono implica, porta un salto, un cambio di rotta, dove il soggetto in qualche modo legge la situazione in maniera diversa, e questo attraverso il perdono. Quindi il perdono esige una certa creatività, ovvero la capacità di uscire dalla rigidità dal proprio punto di vista per assumere un punto di vista differente. Ecco, questo è molto importante. Quindi i processi cognitivi ed emotivi con cui la vittima risponde all'offesa hanno più probabilità di trasformarsi in avvicinamento emotivo e di avere come esito il perdono se il pensiero è animato da uno slancio creativo. Quindi il processo cognitivo di porsi nei panni dell'offensore e di valutare l'accaduto dal suo punto di vista sembra favorire il perdono. Viceversa, questo esito può essere ostacolato da un eccesso di irrigidimento del pensiero. Quando la rabbia sviluppata dal soggetto in risposta a quella che è l'offesa subita rende impossibile un cambio di veduta. Il soggetto rimane fermo sui suoi passi, completamente assorbito dal tentativo di capire e di dare un senso all'accaduto, cioè incapace di evolvere. E questo fenomeno viene chiamato ruminazione mentale ed è tale proprio perché riprende il gesto di continuare a rimuginare su quanto è successo, lasciando l'individuo imprigionato tra le trame di un pensiero rigido e ripiegato su se stesso. Viceversa, il perdono rompe questo schema e rende possibile la ristrutturazione delle relazioni, introducendo un triplice cambiamento affettivo, cognitivo e comportamentale. Tuttavia, l'attivazione del perdono non dipende solo da chi ha subito l'offesa, perché non si deve dimenticare che al centro del conflitto c'è sempre una relazione e questo ha un peso notevole sulla possibilità che il perdono avvenga. Quanto più la relazione tra i due è intima, cioè c'è una condivisione connotata da intimità, da condivisione, tanto più gli individui saranno predisposti a fare in modo che questo legame non finisca. C'è una maggiore disponibilità al perdono se gli individui sono uniti anche da un rapporto profondo. Ad ogni modo, anche colui che ha offeso ha un ruolo in questo processo. La sincerità con cui gli chiede anche scusa, chiede perdono, può avere un esito positivo su chi è stato offeso, rendendolo maggiormente predisposto a perdonare quello che è il gesto compiuto.